Coniglio con salsa di pomodoro. In una ciotola di vetro ho messo il coniglio, la farina, poi ho pettato la cipolla, poi in una pentola alta ho messo un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e ho fatto il soffritto con la cipolla, uno spicchio d'aglio intero, l'ho fatta dorare un po', ho aggiunto due foglie d'alloro, un rametto di rosmarino, ho messo tutti i pezzi di coniglio, l'ho fatto soffriggere girandolo due volte, una volta per lato. Poi ho aggiunto un buon bicchiere di vino bianco, ho fatto sfumare e ho aggiunto i capperi, pepe nero, un cucchiaio di origano, ho fatto consumare un po' e poi ho aggiunto la salsa di pomodoro. Ho aggiunto anche un cucchiaio di trigo concentrato di pomodoro per insaporire ancora di più, un mestolo di brodo e ho lasciato cuocere il tutto per 15 minuti a fuoco vivace. Nel frattempo ho preso delle patate, le ho sbucciate e le ho affettate a fette molto grosse. Devono essere molto grosse, altrimenti in cottura si romperanno tutte. Poi sarà la cottura a renderle morbidissime. Si romperanno con un grissino. Rimarranno intere e morbidissime. Le ho lasciate in ammollo una decina di minuti. Quando il sugo era ristretto, le ho aggiunte insieme al coniglio e al sugo. Le ho fatte cuocere ancora per 15 minuti a fuoco lento finché la patata era cotta. Ho fatto riposare 5 minuti a cottura ultimata e ho piattato. Ho servito con della polenta. Ora assaggio e buon appetito.